Crolla il ponte tra Santo Stefano e Albiano, due furgoni coinvolti e un ferito non grave. La ministra De Micheli chiede una relazione dettagliata ad ANAS. Molte le voci che parlano di crollo annunciato. Superati quota 4.000 positivi al Covid-19 in Liguria. Nella nostra provincia si registrano altri 3 decessi. Domani dalla Cattedrale di Cristo Re la messa in cena Domini, solenne inizio del Triduo Pasquale. Venerdì arriva nel nostro porto Costa Mediterranea, a bordo nessuna problematica legata al coronavirus. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del TLS Giornale. È crollato questa mattina intorno alle 10.20 il ponte sul fiume Magra che collega Santo Stefano con Albiano, lo Spezzino con la Lunigiana. E sono immagini quelle che vedrete tra poco impressionanti, che ci riportano alla memoria quanto accaduto nell'agosto 2018 a Genova con il ponte Morandi. Anche grazie alle normative per il rispetto delle norme anticoronavirus che limitano fortemente gli spostamenti personali in auto, non si è registrata nessuna vittima. Coinvolti solo due furgoni, i cui autisti hanno riportato lievi conseguenze. Tutti i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. È venuto giù di botto, quasi fossero le carte di un grande domino. È crollato così questa mattina il ponte di Caprigliola ad Albiano Magra. Il viadotto che correva sulla strada statale 330 che si immette alla statale 62 della Cisa e sulle cui campate, prima delle restrizioni del coronavirus, transitavano migliaia di auto e camion, è collassato questa mattina intorno alle 10.20. Il 3 novembre scorso al ponte crollato stamani ci fu un sopralluogo dei tecnici dell'ANAS, da cui dipende l'infrastruttura, dopo che era stata rilevata una crepa sull'asfalto, ingrandita dalle abbondanti piogge. Ma dai controlli fu dichiarato che non sussistevano condizioni di pericolosità. E proprio da quella crepa pare sia partito il cedimento del pilone che a catena si è portato dietro le altre campate con la strada finita come afflosciata. Solo le restrizioni hanno fatto in modo che non si verificasse una tragedia. Al momento del crollo, infatti, erano soltanto due i mezzi in transito. Un furgone di un corriere sedutosi sul gretto del fiume, un altro della TIM subito sottostrada all'incrocio di Caprigliola. Il conducente del furgone dell'azienda dei telefoni è uscito da solo dal veicolo, mettendosi in sicurezza e non ha riportato ferite. L'altro, un corriere, è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa con una gamba fratturata. Sul posto sono accorsi in forze i mezzi di soccorso con diverse squadre di vigili del fuoco. Un'indagine è stata avviata dalla procura di Massa e portata avanti dai carabinieri. I resti del ponte sono stati posti sotto sequestro. L'accusa che si prefigura è quella di disastro colposo. Il ministro delle Infrastrutture De Micheli ha chiesto ad ANAS un'indagine dettagliata sull'accaduto. Probabile la nomina di un commissario per la ricostruzione, mentre pare al momento escluso il montaggio di un ponte Bailey provvisorio. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per il ruolo strategico dell'infrastruttura e norme acceleratorie per una rapida ricostruzione dell'opera. Dal canto suo, l'ANAS ha avviato una commissione di indagine per accertare la dinamica e le cause del crollo, mentre in una nota della società si legge che allo Stato non è possibile ipotizzare la causa del crollo improvviso dell'intera struttura. Preoccupazione inoltre per le ulteriori ricadute negative sul tessuto economico di tutta la zona già provato dall'emergenza Covid-19. Per il momento restano i disagi. In serata non era ancora stata ripristinata l'erogazione del gas, la cui condotta passava sotto all'impalcato del ponte e che in un primo momento la cui rottura e il conseguente forte odore aveva fatto pensare ad una possibile esplosione. Per quanto riguarda l'acqua, invece, già questa mattina alle 8, due ore prima del crollo, in diverse abitazioni della zona i rubinetti erano a secco e potrebbe essere stata proprio questa l'avvisaglia che qualcosa di grave stava per accadere. Il primo segnale che le strutture del ponte stavano per cedere. Un rumore sordo, un boato cupo. Questo hanno sentito i residenti delle case adiacenti al ponte prima di constatare con i loro occhi che il ponte era crollato come se fosse un castello di carte buttato all'aria dal vento. Nei dintorni si è anche sentito un forte odore di gas, conseguenza della rottura di una condotta causata dal cedimento del ponte. Ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto durante il nostro sopralluogo. Le immagini sono di Davide Morina, le interviste hanno il contributo di Laura Ivani.
Questa mattina alle 10:20 è crollato il ponte di Caprigliola che collega Santo Stefano con Albiano, lo Spezzino con la Lunigiana. Sono immagini impressionanti che ci riportano alla memoria quanto è accaduto con il ponte Morandi. Da una prima ricostruzione è crollata una campata e di lì sono crollate tutte le altre. È stato un crollo subitaneo. Si tratta di un ponte che era molto trafficato prima che venissero prese le misure per il rispetto delle norme anti-coronavirus, con centinaia di mezzi, anche quelli mezzi pesanti. Il sindaco di Aulla, Roberto Vallettini, aveva già lamentato le condizioni non buone della struttura del ponte. A novembre c'era stato un sopralluogo di ANAS, ma il risultato era stato che la crepa che era presente era stata ricoperta di uno strato di cemento, ma non era stato bloccato il traffico dei mezzi leggeri né tantomeno quello dei mezzi pesanti. Si può dire che grazie alle norme del coronavirus si è evitato un autentico massacro. Rimasti coinvolti due furgoni, il più grave dei due autisti se l'è cavata con una gamba rotta. Eravamo fuori dal marciapiede, abbiamo sentito un rombo, un rumore cupo, sembrava un camion rimorchio che strusciava, poi sempre più forte ho detto è caduto nel fiume. Invece dopo un attimo mi sono affacciato dal muro, si è visto il fumo e il ponte che collassava uno contro l'altro sino proprio alla parte di là del fiume, sino al piano. Le due sponde del fiume chiaramente ora sono irraggiungibili, vedete dall'altra parte i soccorritori, dal lato di Santo Stefano Magra, di Boettola, e da questa parte invece c'è la popolazione di Albiano Magra che è ancora incredula per quello che è accaduto questa mattina tra le 10 e le 10:30. Raccontano di un fortissimo boato, fumo, odore di gas, ovviamente dovuto allo scoppio delle tubature. E in questo momento sentiamo anche il rumore dei martelli pneumatici che stanno probabilmente lavorando per cercare di capire che cosa è accaduto, per cercare di smontare i pezzi del ponte e assicurarsi probabilmente anche che non ci sia nessun altro sotto le macerie. Io personalmente ho preso la notizia da degli abitanti che abitano proprio qui sul ponte, che mi hanno chiamato subito, proprio appena successo. Ho preso la notizia, sono subito venuta qui sul posto e abbiamo appunto visto la situazione critica subito. Critica per quanto riguarda sicuramente la viabilità e la difficoltà che si crea alla frazione. Dobbiamo dire che siamo stati fortunati del fatto che siamo comunque nelle restrizioni date da decreto di coronavirus e che quindi il passaggio sopra il ponte era limitato. Per ora le uniche due persone state coinvolte e appurate dai volontari, anche se stanno continuando comunque a lavorare, sono state due persone che hanno riportato delle contusioni e sono andate poi all'ospedale per eventuali accertamenti. Naturalmente ora si apre una profondissima riflessione sullo stato generale delle nostre infrastrutture, non solo in Liguria ma all'interno dell'intero paese. Si pone soprattutto una domanda: quanti sono i ponti in Italia che rischiano di fare la stessa fine? Ascoltiamo le voci dei sindaci di Santo Stefano, Aulla e Bolano. Le immagini sono sempre di Davide Morina, le interviste hanno ancora il contributo di Laura Ivani. Sindaco, lei aveva più volte denunciato le cattive condizioni del ponte. A novembre c'era stato un sopralluogo di ANAS, però era risultato tutto in regola. Ora, cattive condizioni non posso dirlo. Io ho sottolineato le criticità che mi venivano comunicate dalla popolazione e, non essendo un tecnico, io faccio l'avvocato, non l'ingegnere, ho riportato più volte all'ANAS queste segnalazioni. E mi è stato detto che era eccessiva questa paura, eccessivo questo timore, che non c'era nulla che non andasse, e mi è stato anche scritto, oltre che essermi stato detto verbalmente. Quindi dopo queste sollecitazioni, in ultimo anche a novembre ultimo scorso, ho gioco forza, io come tutta la mia collettività, ho dovuto affidarmi a chi ha la competenza per potermi dire le cose che ha detto, e cioè che tutto era assolutamente regolare e non c'era nulla di cui preoccuparsi. Pare, con quello che è successo questa mattina, che così non sia, e fortunatamente che nella disgrazia non c'è stata la tragedia di morti, questo sì. Un crollo che ha anche delle conseguenze economiche molto importanti, perché era una crocevia molto importante di collegamento tra lo Spezzino e la Lunigiana.
Sì, assolutamente, molto importante, e come ha detto lei, un collegamento. Ora io ho fatto la proposta al sindaco Valettini di firmare immediatamente una richiesta ufficiale a SALT perché sgravino il pedaggio autostradale, quindi permettere lo stesso collegamento attraverso l'autostrada, che è un collegamento di merci ma anche di persone, quindi la Lunigiana, tutti i lunigianesi passano di qui molto spesso per raggiungere i loro posti di lavoro. Ora è vero che siamo in un tempo dove tutto è rallentato, molte attività sono chiuse, è altrettanto vero che questo ponte crollato non si risolverà in poco tempo, quindi ci vogliono delle soluzioni immediate come quella che ho detto del pedaggio autostradale da non pagare per favorire il percorso, e dall'altra sicuramente un'opera infrastrutturale importante che è già disegnata sulla carta, che sollecitiamo da molti anni sia io che il sindaco di Aulla e come le amministrazioni precedenti, per creare un collegamento nuovo, moderno e che bypassi il ponte ma anche il centro abitato di Santo Stefano. E non mancano, come immaginerete, le prese di posizione della politica, a cominciare dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che parla di ferita veramente grave. E poi la Lega, che attraverso l'onorevole Viviani e la senatrice Pucciarelli ha ribadito l'assoluta necessità di interventi infrastrutturali, sbloccando miliardi di euro fermi per manutenzioni in ANAS e altri gestori. E poi l'onorevole Orlando del Partito Democratico, che parla di vicenda inaccettabile e prioritario individuare le responsabilità a partire da ANAS. E ancora l'onorevole Raffaella Paita di Italia Viva, che sottolinea la necessità di investimenti profondi e strutturali sulle infrastrutture. E infine i sindacati con CGIL, CISL e UIL, che hanno ribadito la necessità di un serio monitoraggio di tutte le infrastrutture. E il ponte di Caprigliola era uno dei primi ponti realizzati in cemento armato in Italia all'inizio del Novecento. Sergio Diofili ci aiuta a ripercorrere la lunga storia di questa infrastruttura. Il ponte di Caprigliola è stato uno dei primi in Italia costruiti in cemento armato, realizzato con tecniche nuove e con uno stile estremamente audace per il tempo. Opera dell'ingegnere Attilio Muggia, professore alla Scuola d'Applicazioni degli Ingegneri a Bologna, che vinse il concorso bandito dalla provincia di Massa, vide l'inizio dei lavori nel giugno del 1906. L'11 ottobre 1908 l'inaugurazione. Lungo 300 metri, con una larghezza di 7,20 metri, aveva un'altezza dal fiume di circa 10 metri, composto da 5 arcate grandiose, come le definiscono i giornali di allora, distanti tra loro 51 metri e 85 centimetri. Passato indenne dalla Prima Guerra Mondiale, la struttura rimase danneggiata durante il Secondo Conflitto, tanto che nel 1949 furono parzialmente ricostruite le campate, mentre i basamenti del ponte rimasero quelli originali del 1908. Negli ultimi anni la struttura ha subito l'enorme impatto del traffico di camion e auto di pendolari in conseguenza dei lavori che stanno interessando la strada della Ripa, che a causa delle frequenti chiusure riversavano, prima dell'emergenza coronavirus, decine di migliaia di veicoli sul ponte di Albiano. A novembre 2019 la comparsa della grande crepa all'altezza della prima campata. Oggi, 8 aprile 2020, alle 10:20, il crollo. Veniamo ora alla lettura del bollettino quotidiano sanitario legato all'emergenza coronavirus. Sono 4.011 le persone positive in Liguria, 88 più di ieri. Gli ospedalizzati sono 1.262, di cui 153 in terapia intensiva. In ASL 5 i pazienti ricoverati sono 106, di cui 14 in terapia intensiva. Nella nostra provincia, nelle ultime 24 ore, si segnalano altri 3 decessi per coronavirus. E questa mattina Papa Francesco ha presieduto la messa nella Domus Santa Marta nel mercoledì della Settimana Santa. Mercoledì è il giorno del tradimento, in cui Giuda vende il maestro per 30 denari. Il Papa ha ricordato che anche oggi c'è chi agisce come ha fatto Giuda, sfruttando le persone per guadagno personale, i mafiosi, gli usurai, gli strozzini. Da qui la preghiera del Santo Padre per la conversione di chi in questo tempo di pandemia fa commercio con i bisognosi. Ascoltiamo ora il messaggio quotidiano del nostro Vescovo. Oggi la liturgia ci propone un brano del Vangelo di Matteo
un brano drammatico. Dice il Vangelo: uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Ecco il prezzo con cui viene pagato, consegnato il Signore Gesù. E questo gesto manifesta tutta la sua assurdità, perché Gesù si dona, e qui stiamo pagando un dono, è assurdo. Eppure questo avviene, nella concretezza della storia, questo avviene anche all'interno della nostra vita. Quante volte i doni che Dio pone nel nostro cuore, noi li afferriamo quasi fossero nostro possesso, quasi un diritto pagato da parte nostra. E non ci rendiamo conto che invece veramente tutto è grazia, come Lui è grazia che si dona per noi, che muore e risorge per noi. Ecco, allora facciamo anche noi un dono al Signore. Sia questo il nostro modo per ringraziarlo, non per pagarlo. Sia il dono di un ascolto autentico della sua parola, sia il dono di gesti veri di carità, sia il dono di un cuore che si lascia convertire profondamente e muta radicalmente la nostra vita. Sia questo il passo che ormai ci introduce pienamente nel grande mistero del Triduo Pasquale. Il dramma del coronavirus è naturalmente una tragedia sanitaria con perdita di vite umane, ma ha anche un pesante risvolto economico. La paralisi dell'economia ha infatti azzerato o dimezzato il reddito di tante famiglie. Il governo ha destinato quindi 400 milioni di euro ai comuni per aiutare le persone che non riescono a fare la spesa. Queste risorse sono trasformate in buoni spesa che i vari comuni assegnano alle famiglie in base all'indice di povertà. Jacopo Cidale ha chiesto quali sono i criteri per accedere a tali bonus all'assessore alle politiche sociali del Comune della Spezia, Giulia Giorgi. Assessore, dopo lo stanziamento del governo, anche alla Spezia è possibile fare richiesta per ricevere i buoni spesa. Come sapete, da qualche giorno è possibile richiedere i buoni spesa legati all'emergenza coronavirus sul Comune della Spezia. Sono state già circa 2500 le domande che ci sono pervenute in questi giorni. Abbiamo naturalmente e immediatamente iniziato ad analizzare le domande e più o meno a stamattina le domande con esito positivo sono circa 300. Quindi queste persone in queste ore sono state contattate e tra domani e dopodomani verranno appunto ricontattate per la consegna della card direttamente a domicilio. E appunto poi dopo potranno tranquillamente andare a comprare, a fare la spesa presso tutti gli esercizi commerciali che hanno deciso di convenzionarsi a questa misura sul Comune della Spezia. Ecco, il Comune della Spezia sta pensando anche ad altre iniziative da mettere in campo. Stiamo valutando una misura direttamente a livello territoriale per supportare i cittadini, soprattutto su quello che può essere i pagamenti degli affitti. È una misura che ha avuto un impatto molto importante nei confronti della macchina dei servizi sociali. Noi siamo uno dei pochi settori a livello di amministrazione che comunque hanno continuato in maniera costante a gestire l'ordinario. Quindi diciamo che non ci siamo fermati di fronte all'emergenza coronavirus e anzi abbiamo ampliato il nostro carico di lavoro. Quindi effettivamente la gestione amministrativa soprattutto di questa importante misura dei buoni spesa ammetto che ha chiesto alla macchina comunale di impegnare e impiegare praticamente tutto il personale dei servizi sociali per dare risposte celeri ai cittadini. Quindi questa prima tranche, come vi dicevo, la gestiamo, la stiamo gestendo. Appena dopo Pasqua stiamo studiando insieme al sindaco e insieme appunto agli uffici una misura che può essere appunto anche di supporto a quello che può essere la condizione abitativa delle persone. Nel mentre vanno di pari passo tutti quelli che sono i servizi che abbiamo creato aggiuntivi per aiutare soprattutto le persone anziane all'interno, comunque a gestire la situazione del coronavirus, quindi le spese a domicilio, i supporti psicologici, gli aiuti, consegna farmaci e così via, realizzati anche grazie alle associazioni del territorio.
Ascoltiamo ora le parole del Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha quasi concluso la sua conferenza stampa a Genova, in cui comunica quotidianamente gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. La distribuzione delle mascherine, che comincia stanotte ai sindaci dei paesi sotto i 2000 abitanti, che poi con la loro protezione civile nelle giornate successive, nelle ore, conoscendo i sindaci immediatamente successive, comincerà ai singoli abitanti al proprio domicilio, così come la consegna nostra a Poste Italiane, che comincerà invece da venerdì a distribuire al domicilio dei liguri che vivono in comuni con più di 2000 abitanti le mascherine per nucleo familiare. Dopodiché è una distribuzione ovviamente che tiene conto di criteri che non creino assembramento, che non debbano creare disagi per la popolazione, ovviamente fatto in grande velocità, quindi potrebbero esserci ovviamente dei piccoli errori, delle imperfezioni in questa gigantesca macchina che abbiamo messo insieme, e per quello subito dopo finita la prima fase di distribuzione, chi avesse ancora bisogno di materiale, non le avesse ricevute al proprio domicilio o per qualche ragione vi fosse stato qualche errore, ovviamente potrà riprenderle nelle farmacie utilizzando la propria tessera sanitaria o nelle edicole attraverso un'autocertificazione che troverà nei prossimi giorni anche sui siti di Regione, in modo tale che possa in qualche modo rimpinguare le sue mascherine ove queste non siano state sufficienti, oppure sostituirle verosimilmente dopo averle usate, tenendo presente che ancora vi stiamo chiedendo di restare sostanzialmente chiusi a casa come avete fatto fino adesso, e quindi l'utilizzo della mascherina è limitato alle pochissime uscite di casa per le cose essenziali come la spesa, tenendo anche conto che Regione Liguria ha già distribuito oltre 800.000 mascherine al mondo del lavoro e alcune decine di migliaia di mascherine al mondo dei sindaci per i lavoratori dei servizi indispensabili. Quindi questo si aggiunge per i cittadini che oggi sostanzialmente non hanno incarichi esecutivi per cui devono uscire di casa, ma possono tranquillamente utilizzarla solamente per le poche cose da fare. Anche in questo caso ho sentito qualche commento a sproposito che non cito, speravo anche di poter avere maggiore collaborazione. C'è qualcuno che si preoccupa sul fatto che vengano distribuite le mascherine a chi va al merito anziché del fatto che i liguri potranno averle. Mi sembra francamente qualche cosa di particolarmente surreale, ma come anche in tempi di epidemia evidentemente al peggio non c'è fine. Per il momento avrei finito, darei la parola a Sonia, poi a Giacomo, poi al sindaco di Genova, poi come... Il Comune della Spezia informa che nella mattinata di venerdì 10 aprile arriverà alla Spezia, proveniente da Napoli, la nave da crociera Costa Mediterranea, con a bordo 772 membri dell'equipaggio. Dalla nave sbarcheranno alcuni membri dell'equipaggio, tra cui una trentina di cittadini italiani ed altri cittadini comunitari. L'unità navale accoglierà poi a bordo parte dell'equipaggio oggi presente sulla nave Costa Pacifica, attualmente in ormeggio presso il Molo Garibaldi. La nave da crociera Costa Mediterranea riprenderà il mare successivamente la domenica di Pasqua, mentre la nave Costa Pacifica resterà ospite nel nostro porto. A bordo delle unità non sono segnalati casi o problematiche sanitarie inerenti all'emergenza per il Covid-19. E la sede spezzina di MBDA, il principale consorzio europeo per la produzione di missili, ha fatto una donazione in favore dell'ASL 5 di Spezia. Il sindaco Peracchini ha ringraziato l'azienda per il supporto alla lotta al coronavirus nel nostro territorio. E Regione Liguria lancia un messaggio univoco sul fatto che la Liguria è chiusa per Pasqua. Sono certo, ha dichiarato il governatore Toti, che i nostri amici turisti vicini di casa, soprattutto piemontesi e lombardi, capiranno che è fondamentale per la salute di tutti stare lontani oggi per poter tornare in Liguria domani, non appena questa emergenza sarà superata. E l'emergenza coronavirus ci costringe ad una clausura domestica forzata. Questo fa sì che più di prima si consumino i pasti con tutti i membri della famiglia, sperimentando ricette più elaborate. Elisabetta Toracca ci dà qualche consiglio su come tenere in equilibrio gusto e leggerezza. Ciao amici, come stanno?
andando il vostro soggiorno forzato nella vostra abitazione, io mi auguro che vada bene. Certo è che è proprio il momento in cui non dobbiamo mollare, dobbiamo restare a casa, perché si possa frenare la diffusione di questo virus e poi arrivare all'obiettivo della sconfitta della pandemia. Certo, la giornata in casa è lunga, ci sono tanti modi per impiegare il tempo. Io ve ne ho suggerito uno e continuo su questa linea. Mettetevi alla prova ai fornelli. Allora, oggi cuciniamo insieme una ricetta che è della mia mamma, il pollo alla birra. Allora, mettiamo un po' di olio nel fondo di un tegame e poi mettiamo un battuto di odori, più esattamente salvia, rosmarino, cipolla e aglio. Il battuto deve essere abbondante perché poi si deve formare una cremina con cui nappare il nostro pollo. Nel frattempo ci saremo preparati appunto il pollo. L'avremo porzionato in questo modo, tolta la pelle, e dopo aver fatto imbiondire un pochino il battuto, lo mettiamo nella nostra pentola. Faccio così perché il tempo è poco. E mescoliamo. Mescoliamo fino a che non vediamo che i pezzi di pollo cambiano colore. Dopodiché versiamo un limone spremuto, sale, io uso questo integrale, pepe, e continuiamo bene a mescolare e poi versiamo una bottiglietta di birra sino a coprire tutto il nostro pollo. Andiamo adesso a ricoperchiare e facciamo cuocere. E dopo 30 minuti di cottura a fuoco medio con il coperchio, scoperchiate la preparazione solamente gli ultimi 10 minuti, il nostro pollo è pronto, veramente saporito. E allora buon appetito a tutti e soprattutto rimanete in casa. Per questa edizione è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, il centro meteo della Liguria. Da parte mia l'augurio di una buona serata. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per giovedì 9 aprile in Liguria. Non cambia la situazione, si mantiene quindi il bel tempo su tutta la nostra regione e per intera giornata. Da segnalare solamente un modesto aumento della nuvolosità nelle zone interne durante il pomeriggio, ma senza fenomeni. Anche la ventilazione resta debole, sarà da nord al mattino in regime di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Il mare quasi calmo o poco mosso. Le temperature sono pressoché stazionarie, ma ancora su valori superiori alle medie del periodo. Lungo le coste prevediamo minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 21 e 25 gradi. Nelle zone interne minime tra meno 1 e 8 gradi, massime tra 18 e 24 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.